Comune di Talamello, i Lupetti di Satalino, definiti anche Satalini Boys, si giocano la vittoria del campionato contro la Unio Valconca, Salite Valmarecchia, con l'intento di giocare a viso aperto la propria gara. Mossa azzardata ma efficacissima per l'attacco giallo-blu che con Satalino e Radici si mostra devastante. A supporto dei due gioca in cabina di regia il numero 10 Tommaso Bartolini, mentre Ugolini si mostra la piacevole sorpresa in un pomeriggio solare ma freddoloso, più invernale che primaverile. I legni di Bartolini e Morciano servono a salvare l'onore per la Unio Valconca, che tuttavia trova la rete della bandiera, ma per Satalino vincere un campionato davanti a Brassonato Rimini sa di impresa storica, e lo è. La voglia di vincere dei suoi si manifesta fin dalle prime battute, quando il tiro di Alessandro Cappella viene respinto dal Montanari sui piedi di Ugolini, che non ne approfitta. Monologo Nova Felte, attraversione dalla destra, tiro di Bartolini, Montanari respinge di piede. Questa volta tocca ad Ugolini, il numero 7 spara però centralmente. Tra tecnica e fantasia si vede la forza muscolare di Radici, che ruba palla a Bacchini e calcia di prima intenzione. Montanari respinge sui piedi di Satalino, che trova il tappeto vincente per l'1-0 dei padroni di casa. La pressione della Nuova Fetia è continua, si giocano solo a porta, colpo di testa di Radici, Montanari blocca, in contropiede lo stesso Radici, serve Satalino che di prima intenzione beffa Montanari sul proprio angolo, centrando il 2-0. Non c'è partita. Satalino avrebbe l'occasione del tris, ma Montanari blocca in due tempi. Altra azione offensiva dei padroni di casa, Satalino viene fermato in uscita da Montanari. L'attaccante recupera il pallone, ha il tempo di girarsi e di servire il partner d'attacco Radici, che spedisce il pallone in porta, aiutandosi però con una mano. Per questo verrà ammonito. Radici, questa volta in versione assist man, serve in profondità Cappella, che batte Montanari ma sotto misura all'ultimo tocco ed Ugolini. 3-0 e festa grande per una Nuova Fetia sicuramente devastante. Ugolini, non contento, raccoglie il tiro di Radici respinto da Montanari. Si trova sui propri piedi il pallone del 4-0, ma calcia incredibilmente al lato. Lo stesso Radici in contropiede spreca così. Bartolini invece dalla distanza sfiora l'Eurogol, palla alta di poco. Ancora Bartolini, stessa mattonella, stesso piede, ma questa volta inquadra il bersaglio. Montanari si rifugia in corner. In chiusura di tempo, Satalino in contropiede colpisce malamente. Primo tentativo offensivo anche per il Valconco, questo tiro centrale di Balducci che non impensierisce certamente Diego Cappella. Dall'altra parte, dal corner, Giacomini di testa mette alto. Radici, in chiusura di primo tempo, recupera il pallone, ma il suo tiro viene sborzato in corner dalla retroguardia avversaria. Chiusura di primo tempo sul 3-0. Perdiamo i gol di Bartolini. Nella ripresa accendiamo così la telecamera sul tiro di Ugolini, che risulta impreciso. Qui Bartolini chiama la parata a Montanari. Satalino poco dopo firma la cinquina, servita in area di rigore, trafigge così Montanari, stessa azione con Radici che questa volta batte l'estremo ospite, 0-6. Qui grande azione del Nova con Faiti che mette in diagonale al lato, calcio piazzato che chiama l'attenzione Cappella, ma è un solo lampo, Shazai chiama nuovamente l'intervento Montanari, con Faiti che con un alto diagonale insidioso costringe Montanari a rifugiarsi in corner. Morciano questa volta rischia di trovare il settimo sigillo, palo clamoroso sulla ribattuta, Montanari si mette viso e corpo. Sull'unica disattenzione difensiva il Nuova Feta subisce il gol di Bellini che di pallonetto scavalca il neo entrato Licai. Nel finale il tiro di Bartolini si stampa sulla traversa, poi via i festeggiamenti meritati. Il Nuova Feta vince il campionato provinciale davanti a Rimini e seguendo sicuramente un'impresa storica.